Luca Pizzini, titolo assoluto, per oggi diciamo obiettivo raggiunto? Sì, allora io in realtà speravo di fare meno, però vista la batteria di stamattina sapevo, mi sentivo di non essere in formissima qualitativamente. In forma sono in forma, non sono stanco, non so, non ho niente. Però si manca quella, forse la consapevolezza di nuotare bene, no? E, però dai, il tempo è quello che è, l'importante era comunque farsi valere e mi sembrava dai che ci sono riuscito bene. Cosa vuol dire dopo tanti anni di agonismo, tanti anni di assoluti, nuotare con questi giovani e ancora volerli? È sempre uguale, se ogni gara, ogni assoluto è, per me è come fosse il primo, lo vivo proprio con le tensioni, le paure, il non dormire bene la notte prima piuttosto che il pomeriggio prima della finale, è sempre uguale. E è bello, dopo, durante queste situazioni si fa un po' fatica, però avendole vissute tante volte riesci a capire come gestirle. Ecco. Roma 2022 è il sogno della stagione? Roma 2022 è sogno, è un obiettivo tangibile, secondo me. E sì, è bello, sarebbe bello. Bello anche questa cosa dell'europeo in casa, no? Sì, io poi vengo da aver fatto il mondiale del 2009 e mi ricordo la mia prima nazionale assoluta, tra l'altro con Massi, e me lo ricordo benissimo, il pubblico italiano, del tifo che mi faceva. Io avevo fatto la gara a mezzogiorno, a mezzogiorno in punto era il 100 rana anche, non ero qualificato per il 2. E mi ricordo che c'era tutta la tribuna a Tevere, piena di gente, a tifarmi a mezzogiorno sotto il sole. Cioè, bellissimo, bellissimo. L'emozione unica che vorrei rivivere quest'anno. E una piscina come ce ne sono poche, forse nessuna del mondo. Unica al mondo. Allora, in bocca al lupo per tutto e grazie. Crepi il lupo. Ciao. Grazie.